lei rientra tra i nomi di quelli che dovrebbero essere stati dossierati. Cos'è questa situazione? Cosa sta succedendo? Pare evidente che sia una situazione innanzitutto che va chiarita e chiarita profondamente. Non voglio parlare di un'indagine che sta conducendo la magistratura, ma è evidente al tempo stesso che, leggendo almeno dai giornali i nomi degli interessati, mi sembra che la prevalenza sia di esponenti del centrodestra. Allora, se si fa del dossieraggio per poi mettere in piedi una macchina del fango, per poi andare a colpire esponenti del centrodestra o anche comunque esponenti che non hanno magari santi protettori in certi ambienti, beh, insomma, mi pare una cosa abbastanza squalificante che deve essere vagliata in tutte le sue forme, che se assume rilievo penale abbia le conseguenze del caso, e soprattutto rimane da capire se dietro tutto questo ci sia soltanto una persona o ci siano anche dei mandanti. La procura però ha escluso che si tratti proprio del termine dossieraggio e anche che ci sia una questione relativa a una macchina del fango, a possibili tentativi poi di corruzione o di ritorno tornaconto economico. Facciamo che ne parliamo alla fine delle indagini. È un problema della democrazia? Beh, indubbiamente è un problema per la società, visto che non è solo la politica interessata, ma più vari settori della società. Non mi pare che sia una pratica che non possa non essere censurata. Hai un'idea sui mandanti, possibili mandanti? No, quelle le deve fare chi fa le indagini, non mica fa ciò Sherlock Holmes. Ma secondo lei c'è da dividere la questione della finanziere della possibile fonte e quella del giornalismo? Il giornalismo d'inchiesta deve rimanere indipendente da questo punto di vista e non toccato? Il giornalismo d'inchiesta è sempre stato tutelato e sarà sempre tutelato, ma il giornalismo d'inchiesta ha un limite invalicabile quando non viola le norme. Del resto, se fosse un attentato, come qualcuno dice, alla libertà di stampa, significherebbe che vi sono organi dello Stato che mettono sotto inchiesta le persone per attentare alla libertà di stampa. Non mi pare che sia molto coerente, soprattutto con chi giustamente ha sempre ritenuto di non dover condizionare l'attività della magistratura. Secondo lei anche Cafiero De Raho deve chiarire? Mi pare che sia vicepresidente della Commissione Antimafia. È un problema suo, non mio.